Con le elezioni di questo mercoledì l'Angola mette fine a 38 anni di potere di José Eduardo dos Santos e spera, con l'elezione del suo successore, di voltare la pagina della crisi economica in cui è sprofondato il paese africano. Dos Santos è comparso nell'ultimo comizio elettorale del MPLA accanto a João Lourenço, candidato del partito al potere dal 75 e che secondo tutte le previsioni è destinato ad essere il prossimo capo dello Stato. A tentare di contrastare il monopolio dell'MPLA sarà Isaías Samakuva, candidato di Unita, che ha duramente criticato la gestione della crisi da parte del governo. Abel Chivukuvuku, leader di casa, ha puntato soprattutto sulla denuncia della corruzione nel paese africano. Acredito eu que uma das medidas que o novo presidente ritengo che una delle misure che il nuovo presidente deve adottare per contrastare la crisi sia diversificare il paese dipende quasi esclusivamente dalle sue risorse petrolifere. Sappiamo bene che il crollo del prezzo del greggio sul mercato internazionale è all'origine della crisi. L'Angola è il secondo maggiore produttore di greggio del continente africano dopo la Nigeria, una produzione da 1,8 milioni di barili al giorno che rappresenta quasi il 70% del PIL e il 95% delle sue esportazioni. Il maggior cantiere del prossimo presidente sarà inizialmente sociale, la disoccupazione, la sanità, l'educazione per tutti, il costo della vita, sono tutti temi emersi durante la campagna elettorale, questioni importanti per buona parte degli angolani. Serge Kofi, Luanda, pour Euronews.